La Corte d'Appello di Catanzaro ha ridotto da 20 anni a 12 anni ed 8 mesi di reclusione la condanna inflitta in primo grado a Niccolò Passalacqua, il 24enne accusato di essere stato il responsabile dell'aggressione ai danni di Davide Ferrerio, il giovane di Bologna, ridotto in fin di vita l'11 agosto del 2022 nel centro di Crotone. La legge, cioè deve pagare il giusto perché il fatto lo ha commesso. L'abbiamo sostenuto adesso nella Arring qui in Corte d'Appello, però non quel tipo di sentenza che è stata emessa dal Tribunale di Crotone, che era esagerato tutto. Ora sono stati acquisiti qui in Corte d'Appello, è stata fatta una rinnovazione dell'istruttore dipartimentale, qui sono state acquisite perizie e altra documentazione, dal quale a questo punto ci aspettiamo che la sentenza di primo grado venga comunque riformata e riformata in modo abbondante. Là ci sono dei dati che emergono dal processo. La telecamera che la prima volta intraprende i due ragazzi vicini è vicino al Tribunale di Crotone. In quel momento ci sono 6-7 secondi in cui sembrano che i due interloquiscono dalla telecamera. Se in quel momento Davide è quello che io suppongo, è una mia deduzione, non è che è un dato di fatto perché non emerge da nessuna parte, ma è una mia deduzione. Se in quel momento Davide avesse detto guarda che non sono io la persona che cerco, evidentemente questa tragedia non si sarebbe verificata.